non mi va il modem, non mi si connette, come posso fare? Come posso fare? Allora, ci dovrebbe essere un numero verde da chiamare, proviamo a chiamare questo numero verde. Ok, dovrebbe rispondere qualcuno, chissà. Vediamo. Salve, operatore 28.211, sono Marco, mi dica come posso aiutarla? Buonasera Marco, sono il signor Genabolla. Guardi, ho un problema col computer, praticamente non, ho il modem che non mi si connette, non so come fare. Ah, signor Genoveffa, niente così facile, insomma. Ha provato a controllare il cavo potrebbe essere rosso fulminato, magari non ha ben collegato la centralina per strada, magari... Pronto a chiamare direttamente il suo operatore se ci sono stati problemi di connessione dalla base, magari potrebbe essere, che ne so, la sua centralina domestica, che so, proprio scaricare gli aggiornamenti, collegare direttamente gli archivi dei drive del suo produttore, così dovrebbe poter scaricare un programma per la diagnostica. Se un dispositivo mobile può farsi l'hotspot per lanciare con l'applicazione apposita del riproduttore il suo apparecchio, ha capito? Che c'è? Una cazzata. Spero di poter essere utile ancora alla prossima chiamata. Grazie, alla prossima. Cosa ha detto? Allora, ma perché sto computer mi dà ancora dei problemi? Devo collegarmi ad un server esterno per il lavoro in remoto, non riesco. Come si fa? Come si fa? Oh, chiamiamo sempre quel numero verde, oh. Vediamo se ho la fortuna. Ecco, vediamo se risponde qualcuno. Boo. Buongiorno 28.42.11, sono Marco, mi dica. Ah, buongiorno Marco, sono sempre il signor Genabolla dell'altra volta. Guarda che fortuna aver incontrato sempre lei. Senta, io ho un problema sempre col computer perché devo collegarmi ad un server esterno per lavorare in remoto, ma non capisco come fare. Allora, per collegarsi in remoto con un server esterno serve una case di conferma, quindi serve una chiave per abilitare i permessi in modo che il suo device possa essere collegato al server dove deve lavorare. Sa per caso se il server a cui deve collegarsi è un server lavorativo della sua azienda, o se per caso è un server pubblico, magari con un Meetic o cose del genere? Ha un'informazione, sa a cosa deve collegarsi? Lo sa? No, perché se non lo sa, questo crea un altro problema, deve conoscere il server a cui connettersi. Quindi dovrebbe sapere qual è l'ID dell'admin, lei ce l'ha l'ID dell'admin, in questo caso penso di sì, se non me l'avrebbe chiesto, e se non lo ha però deve contattare il tecnico del server, il tecnico del server oppure il call center, dipende da quale sia il server in remoto a cui deve collegarsi. A questo punto potremmo abilitarle la possibilità di scaricare un programma nel suo terminale e questo programma può avere quindi una connessione diretta e stabile con i privilegi dell'host ovviamente all'interno del server, altrimenti non può lavorare. Come sempre, tutto questo va correlato ai permessi che lei deve ottenere direttamente dal gestore. Spero di essere stato utile e se ha altre domande può chiamare il servizio clienti che smarcherà. Arrivederci. Arrivederci. Oh, porca miseria, questo computer tutte le volte salta fuori un qualche cosa che non va bene. Com'è sta cosa? Boh, dovrò installare un antivirus. Come cacchio si fa? E richiamiamo il call center, vediamo. Vediamo. Speriamo che mi risponda qualcuno. Vediamo. Buonasera, operatore 28.42.11, sono Marco, come posso aiutarla? Marco, carissimo, sono sempre il signor Genabolla, si ricorda? Sì, salve signor Salve, Generolla. salve. Senta, carissimo, allora io Dica. praticamente ho il computer che ogni tanto dà un po' di bizze e devo praticamente installare, secondo me, un antivirus. Come devo fare? Ah, aveva già in mente qualcosa? Nel senso, vuole un antivirus licenza free o vuole un antivirus pro? Perché allora, se vuole la licenza free, gliela sconsiglio. Protezioni troppo basse, nessun firewall, ha presente il firewall, no? Ecco, non ce n'è
poche ricerche mirate, è possibile che si infilino di Trojan, e sa, non è... Non i figli di Trojan, no? Soprattutto poi nei file di sicurezza non va bene. Mentre se volete ricomprare la versione a pagamento, ovviamente richiede di collegarsi al sito del produttore per ricevere e richiedere il servizio di pagamento, pagare, abbonarsi su tutti i servizi di abbonamento, procedere quindi con il pagamento che ne assegnerà in una mail una chiave di licenza. Questa chiave di licenza va inserita ovviamente nel sito del produttore per sbloccare il download del file di installazione. E sul dispositivo quindi a quel punto potrà scegliere la formula personalizzata dell'install e procedere con le scansioni di controllo preventive. Quindi ha deciso cosa fare? Sì, aspetti un attimo, stia lì. Certo. Ma credo che non abbia capito proprio bene. Allora, com'è che non carica qua su sistema operativo sto computer? Ma perché? Vediamo un po'. Call center. Chissà se mi risponderà quel simpaticone di Marco. Allora, vai. Vediamo chi mi risponde. Vediamo. Salve operatore 284211, sono Marco, mi dica come posso aiutarla. Ma grande Marco, ma ci sei solo tu a quel lavoro lì? Ma grandissimo, sono il signor Zenabolla, si ricorda? Sì, ma lei non lavora mai? Sì, guardi, proprio domani devo iniziare a lavorare, perché guardi, sono uscito proprio l'altro giorno dal diploma e domani comincio il primo giorno di lavoro. Sento una auguri! Domanda. Grazie. Sento una cosa... Veloce. Praticamente il mio PC non carica il sistema operativo. Cioè, cosa... È vero che qui possono esserci moltissime e molteplici problematiche, vero? Tipo, sì. Ha controllato il disco? Lei lo usa il disco? Ha fatto un'analisi del suo device? Potrebbe avere problemi nell'HD? Ha notato rallentamenti? Ha notato cose che funzionano meno veloci del solito? Se sì, il problema potrebbe essere dell'obsolescenza programmata. Il disco meccanico dura in media al massimo 5-6 anni, non di più, e va cambiato. Lei lo cambia il disco rigido? L'ha cambiato? Se non l'ha cambiato ultimamente, le consiglio di poterlo cambiare. Altrimenti, un altro consiglio che posso darle è quello di passare all'SSD, che oltre a migliorare l'affidabilità, migliora anche le prestazioni. Vedo che lei ha bisogno di migliorare le sue prestazioni, si vede. Oltretutto, potrebbe avere problemi altrimenti di surriscaldamento o di accensione. Il PC è pulito? Ha pulito il PC? Ha tolto la polvere? Dissipa correttamente? Potrebbe aver controllato anche l'alimentazione? Magari potrebbe avere problemi di quello, sbalzi di temperatura, sbalzi all'interno di tensione della sua casa? Oppure potrebbe aver preso un virus? Ha protetto? Mi ricordo l'altra chiamata, ha protetto stavolta il suo computer con i virus o dai virus anzi. Potrebbe lanciare dall'avvio su un'analisi esterna, così in caso capiamo che succede all'interno del suo hardware e magari capiamo cosa va sostituito. Potrebbe avere una delle parti che non funzionano più, potrebbe avere la scheda madre danneggiata. Insomma, parecchie sono le problematiche che potrebbe avere in questo caso. Sa, non è proprio una soluzione facile. Comunque, ha capito dove sta il problema. No, sono la nipote, mio nonno in pensione. Comunque ho capito tutto, grazie. Felicitazioni. Alla prossima. Speriamo.